Benvenuti a tutti in un nuovo video su Pokémon Scarlatto e Violetto e oggi andremo a vedere un nuovo dono segreto che è appena stato rilasciato durante i campionati nazionali del Nord America, anche chiamati Nike, del 2024. Infatti, durante la diretta streaming di oggi è stato rilasciato un codice per ottenere un Pokémon nel gioco appartenente alla squadra del vincitore dei campionati internazionali europei sempre del 2024, quindi gli EWIC. E quindi andiamo subito a vedere come riscattare questo Pokémon appunto appartenente al mondo del competitivo. Dovete andare ovviamente in Poképortale e poi in dono segreto. Una volta qui dovete fare riscatta tramite codice seriale password e inserire la password che vado a dirvi adesso. La password da inserire è Nike Trick Room, quindi Nike come i campionati internazionali del Nord America e Trick Room come Distorto Zona. Inserita la password riceverete appunto in dono un Pokémon che ha appunto qualche riferimento con la Trick Room ed è un Pokémon appartenente alla squadra di Nils Dunlop, infatti eccolo qui il suo Porygon 2. E con questa squadra, dicevo, Nils Dunlop ha vinto i campionati internazionali europei del 2024. In squadra con questo Porygon 2 c'erano anche Ursaluna, Urshifu, Incineroar, Crine Alato e Amoongus. Ed ecco qui che abbiamo ottenuto tramite dono segreto il nostro Porygon 2. Una volta ottenuto il nostro Porygon, vi ricordo tra l'altro che non vi serve un abbonamento al Nintendo Switch Online per ottenere questi doni segreti, perché il gioco si collegherà comunque automaticamente a internet. Dicevo, ottenuto il nostro Porygon, che eccolo qui ci è andato nella squadra, andiamo a vedere qualche dettaglio. Tra l'altro, forse mi sono dimenticato di dire che chiaramente questo dono segreto è disponibile da oggi, 7 giugno 2024, e durerà solamente fino al 10 giugno 2024, quindi avete più o meno 3 giorni per riscattarlo. Come al solito, questi doni segreti di Pokémon competitivi sono molto corti e quindi vi consiglio di riscattarlo ovviamente al più presto. Ecco, adesso andiamo a vedere, dicevo, qualche dettaglio su questo Porygon. Chiaramente è un Pokémon competitivo, quindi è a livello 50. Il suo teratipo è volante e come strumento ottenuto abbiamo l'Evol Condensa. Chiaramente l'Evol Condensa aumenta la difesa speciale del 50% di questo Porygon 2 perché non è un Pokémon completamente evoluto. Come vedete, l'allenatore originale è Nils, che è appunto il vincitore a cui apparteneva questo Porygon 2, e l'ID è 240607, cioè la data di oggi. E come al solito, essendo un dono segreto, è contenuto in una Pregeball. Per quanto riguarda le mosse che ha, abbiamo Terrascoppio, Geloraggio, Ripresa e Distorto Zona, eccola qui la famosa Trick Room che ritorna, e come abilità abbiamo invece Download. Per quanto riguarda invece le sue statistiche, abbiamo 31 per tutti gli IV tranne quello della velocità, che invece è 0, quindi questa è una cosa molto rara che chiaramente con qualche uovo si può fare molto facilmente, ma diciamo che trovare un Porygon allo stato selvatico con 0 in velocità può essere qualcosa di abbastanza raro. Mentre per quanto riguarda gli EV, abbiamo 252 in vita, 92 in attacco speciale, 124 in difesa, 38 in difesa speciale e 4 in attacco. Per quanto riguarda la sua natura, è una natura quieta per diminuire ulteriormente la velocità e come vedete nella descrizione dice incontrato in una gara appunto durante i Nike. E per quanto invece riguarda i suoi fiocchi, ne ha come al solito due: il fiocco campione lotta, perché appunto è un Pokémon competitivo, e poi abbiamo il fiocco compagno per assegnargli il titolo Porygon 2 di Nils, appunto. E chiaramente potete assegnare sempre quello che preferite. E tutte queste informazioni che abbiamo visto per questo Porygon 2 sono chiaramente fissate, quindi la natura, gli EV, gli IV, le mosse, tutto è fissato e tutti riceverete lo stesso dono. E vi ricordo come al solito che potete ricevere un solo Porygon 2 per salvataggio, quindi potete riscattarne uno solo per ogni salvataggio che avete. E quindi direi che questo è tutto per quanto riguarda questo Porygon 2. Chiaramente per qualcuno potrebbe essere strano vedere un Porygon 2 usato in competitivo quando si può ancora evolvere e diventare Porygon Z, ma Porygon 2 è proprio usato per il suo ruolo di support. Infatti in questo caso, come vedete, lui è usato per mettere la distorto zona e anche per questo infatti vedete che si è fatto di tutto per dargli la minor velocità possibile in modo che dopo diventi il più veloce possibile rispetto agli altri Pokémon. E quindi Porygon 2 viene usato proprio per questo motivo. E proprio per questo motivo ha ovviamente l'Evol Condensa che gli aumenta la difesa e la difesa speciale. Chiaramente questo Porygon 2 è stato usato con la regulation precedente, che è la regulation F, quindi adesso con la regulation G magari sarebbe la sua build un attimo da aggiornare, non tanto perché è passata una regulation, ma perché il salto tra regulation F e regulation G è stato sicuramente molto più grande rispetto ad altri salti, siccome sono stati introdotti gli Uber. E quindi chiaramente potete prendere questo Porygon 2 e cambiare tutto quello che preferite per adattarlo al meglio alla vostra squadra. Però vi segnalo che Porygon 2 è un Pokémon leggermente specifico che non va bene per qualsiasi squadra, deve essere una squadra che può sfruttare in qualche modo la distorto zona. Come vedete infatti nella squadra c'erano Ursaluna e Amoongus per esempio, perché chiaramente se non andate a sfruttare questa distorto zona non vi serve Porygon 2. Vi segnalo, se volete ma non ve lo consiglio, che chiaramente Porygon 2 si può evolvere in Porygon Z e Porygon Z è
anche lui un Pokémon abbastanza usato in competitivo, in questo caso non come support, ma come attaccante vero e proprio. Quindi se volete potete sempre evolvere questo Porygon 2, ma come detto io non ve lo consiglio perché, come avete visto, questo Porygon 2 ha 0 nell'IV della velocità e quindi diciamo che è specifico per fare questo ed è quello che fa bene. Però se volete potete chiaramente sempre evolverlo e avere un Porygon Z in Prejobol, perché sarebbe l'unica utilità di evolvere questo Porygon 2. E in questo modo magari con Porygon Z si adatta meglio alla vostra squadra e potete anche lì fare tutto quello che preferite, cambiare le mosse, cambiare gli EV, cambiare la natura, il teratipo, ovviamente come al solito potete adattarlo al meglio alla vostra squadra. Con questo intanto spero comunque che il video vi sia stato utile per riscattare questo Porygon 2, che è sicuramente un Pokémon ottimo per qualsiasi collezionista di Pokémon, perché come avete visto il codice dura solo 2-3 giorni e quindi non tutti saranno in grado appunto di ottenere questo Porygon 2 in Prejobol. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se vi interessano questo tipo di contenuti, non solo i doni segreti ma un po' diciamo tutti gli eventi che arrivano su Scarlatto e Violetto, perché faccio sempre video a riguardo non appena ci sono degli eventi sul gioco, e in questo modo magari appunto evitate di perdervi gli eventi in arrivo, come per esempio questi doni segreti che durano veramente pochi giorni e quindi non appena escono i codici di solito ci faccio un video a riguardo e quindi in questo modo potete sempre rimanere aggiornati. Con questo intanto vi ringrazio comunque di aver visto questo video e ci vediamo presto per un prossimo video.